Benvenuti, siamo con la professoressa Giusi Toto, docente ordinario di didattica e pedagogia speciale presso l'Università di Foggia, coordinatrice del Learning Science Hub e delegata del rettore alla formazione insegnanti e formazione continua. Benvenuto, professoressa. Buon pomeriggio. Professoressa Toto, dal prossimo anno scolastico, via ai cellulari, ritorna al diario cartaceo, con conseguente forte riduzione dell'accesso al registro elettronico per gli alunni. Cosa cambia per i docenti? Il mio ritorno qui in realtà con voi, perché ci siamo già visti e sono felice di essere ospitata ancora, anzi, grazie per il lavoro di disseminazione che state facendo. L'eliminazione dell'uso dei cellulari e il ritorno al diario cartaceo e al registro apporteranno numerosi cambiamenti nel contesto educativo, con implicazioni sia positive che negative per i docenti. Come sempre, tutti i fenomeni hanno un doppio punto di vista. Ci sono degli effetti positivi e degli effetti negativi. Sono più o meno gli stessi che abbiamo affrontato quando è nato il dibattito sull'uso delle tecnologie digitali a scuola. C'erano effetti positivi in termini di apprendimento, ma anche effetti negativi legati all'attenzione, all'uso delle tecnologie durante lo studio, alla distrazione, all'allontanamento della socialità. Quindi, in un certo senso, l'assenza dei dispositivi digitali possono incidere su quegli elementi che creano difficoltà nell'apprendimento, come l'attenzione, la concentrazione sul compito o anche semplicemente la socialità tra gli alunni, che è venuta un po' a mancare ed è stato quello che è stato maggiormente sottolineato durante il Covid. Poi ci sono effetti meno, come dire, dirompenti, meno sotto gli occhi di tutti, che sono quelli legati allo sviluppo cognitivo e motorio dei bambini o alle competenze di scrittura e manualità, che le tecnologie digitali possono avere, come dire, dei riscontri e degli effetti anche su questo tipo di competenza. Però, come sappiamo e come molti dicono, non possiamo staccare gli adolescenti, i bambini, gli esseri umani dal contesto in cui vivono. Quindi siamo in un contesto completamente digitale e digitalizzato e la scuola non può scollegarsi da questo tipo di ambiente che ci circonda. Ormai l'integrazione con le tecnologie digitali è all'ordine del giorno. Sembra quasi che si voglia riportare all'ambito dell'intrattenimento l'uso del digitale e degli strumenti, e questo in realtà ormai non è più possibile, perché la formazione anche degli insegnanti, non entro nel merito della qualità o dei contenuti, però è un dato di fatto che questo stesso ministero per la formazione iniziale degli insegnanti utilizzi la didattica digitale e la didattica a distanza come canale di formazione. Quindi, se ha un'efficacia in termini di apprendimento l'uso del digitale e della didattica, perché poi non utilizzare gli strumenti digitali all'interno delle lezioni? Un'altra grossa preoccupazione dei docenti, soprattutto di quelli di sostegno, visto che la domanda era concentrata più sugli insegnanti, è privare i ragazzi che vengono definiti BES, sa che io ho sempre uno sguardo privilegiato sull'inclusione, sul mondo della disabilità, e oggi tanti insegnanti di sostegno utilizzano delle app didattiche e gli strumenti digitali sono un utile supporto all'insegnamento sia a casa, sia a distanza, sia per quei ragazzi che non possono accedere a scuola perché hanno dei periodi in cui sono allettati in ospedale o semplicemente perché hanno delle difficoltà di apprendimento. Quindi ridurre o provare ad un ritorno in una fase in cui le tecnologie digitali, nello specifico i cellulari, non erano utilizzati nella prassi didattica, diventa un pochino, come dire, un'operazione anacronistica. Il cellulare ormai è all'ordine del giorno, lo utilizziamo all'università, dobbiamo tutti, anche i docenti universitari, sforzarci di insegnare un corretto uso. 24 ore su 24 non possiamo essere incollati ad uno schermo, magari durante le lezioni universitarie di scuola secondaria di primo o di secondo grado dobbiamo insegnare la concentrazione, la socialità, la condivisione dei contenuti, ma non eliminare e non barricarci su posizioni troppo rigide rispetto all'una o all'altra scelta. Questo
Questo ovviamente è il mio punto di vista, che può essere condiviso o no, a seconda, diciamo, di che dati vogliamo leggere rispetto ai contenuti dell'apprendimento. Ecco, io ritorno un po' su una cosa che lei già ha accennato perché la volevo approfondire, perché il ministro Valditara, spiega che questo divieto non implica un'esclusione del digitale da scuola, che anzi vedrà una spinta maggiore grazie all'intelligenza artificiale. A tal proposito le chiedo se non è limitante il divieto di utilizzo di dispositivi personali per l'accesso alla rete, nel senso che sarà possibile solo tramite strumenti come un personal computer o altri simili, ma non quelli personali. Allora, limitare l'uso dei dispositivi personali, perché è di questo che si parla in classe, può aiutare a ridurre le distrazioni sicuramente, può migliorare la concentrazione degli studenti, può creare, grazie all'abilità dell'insegnante, un ambiente di apprendimento maggiormente focalizzato. In questo contesto le scuole possono investire in tecnologie centralizzate come l'uso di computer, tablet, piattaforme educative che permettono un uso controllato e finalizzato della tecnologia digitale, che è quella verso la quale il ministro vorrebbe minare. Però dobbiamo anche fare i conti con dei contesti scolastici che a volte non hanno queste possibilità. Anche se la digitalizzazione delle scuole dal Covid e con il PNRR ha avuto un grosso impulso, un grosso passo in avanti, ma tanti insegnanti ci dicono che non hanno la possibilità di avere a volte una strumentazione al passo con i tempi o dei software. Mi dicevano qualche sera fa la presentazione del libro Metaverso, mi dicevano degli insegnanti, noi abbiamo delle piattaforme che ci permettono di insegnare la chimica, per esempio, alla scuola secondaria di secondo grado, ma non abbiamo gli abbonamenti, gli aggiornamenti, la scuola non ha la disponibilità di poter avere dei software, delle esercitazioni al passo con i tempi, anche se agli studenti piacciono molto. Quindi non sempre, diciamo, la teoria segue la pratica. Quindi l'uso di app gratuite o di cellulari, anche di natura personale, che sono magari forse gli unici strumenti digitali che possono essere presenti a volte nelle classi, non è un limite, può essere un vantaggio e come dire, una maggiore concentrazione. L'integrazione poi con l'intelligenza artificiale è tutto un campo di nuova conquista. Può rappresentare un'opportunità significativa perché possiamo personalizzare l'apprendimento ancora di più di internet, del web. Vedrà che fra qualche anno vedremo questi giorni con lo stesso sguardo con cui guardiamo all'inizio del 2000. Non so se si ricorda, ci interrogavamo come docenti, io ero docente di scuola secondaria di primo grado, se gli studenti dovessero utilizzare internet, se internet era uno strumento da dover integrare con i compiti a casa. Oggi ormai non si utilizzano più. Questo tipo di, non ci facciamo più questo tipo di domande, ma come dire, noi integriamo la tecnologia di internet, Wikipedia a tutte quelle che sono appunto le esercitazioni che facciamo fare anche a casa. L'intelligenza artificiale, il dibattito scolastico oggi è ancora fermo all'utilizzarlo o non utilizzarlo nella prassi didattica. Fra qualche anno vedrà che diventerà uno strumento a disposizione degli insegnanti per la pratica didattica e quindi non ci focalizzeremo più sull'uso o non uso, ma su come utilizzarlo all'interno della scuola. L'uso indiscriminato di dispositivi digitali a scuola può creare disparità fra gli studenti, in quanto non tutti hanno accesso a questi dispositivi di qualità, a una connessione internet stabile. Sembra che sto parlando di fantascienza. In realtà non tutto il contesto italiano è stato raggiunto ancora oggi da strumentazione digitale che è disponibile in tutte le scuole e in tutte le aree d'Italia. Quindi una scuola che permetta di dare a tutti gli studenti le stesse possibilità, diventa un vantaggio sociale sia in termini di dispositivi, di software che di intelligenza artificiale e magari possiamo addestrare e insegnare gli studenti anche a queste nuove forme di comunicazione di fatto.
Ecco, lei prima accennava al metaverso, di cui avete fatto una ricerca. Sì. Quindi io le chiedo, realtà aumentata, realtà virtuale e metaverso, sono tre modalità per avere un approccio tridimensionale all'educazione. Ora, come dicevamo prima, è possibile solo in laboratori attrezzati. A tal proposito, la vostra università da tempo è impegnata nelle ricerche in questo ambito. Ci aiuta a comprendere meglio questa realtà? Sì, in realtà a volte, sempre nell'incontro che avevo fatto, le scuole ci hanno raccontato, perché poi c'è stato un ricco dibattito finale, non è stata solo la presentazione del libro, che hanno difficoltà anche all'acquisto, per esempio, dei visori, semplicemente, che ti permettono di utilizzare piattaforme già realizzate per svolgere delle simulazioni di apprendimento o acquistare degli spazi o allestire delle aule di realtà virtuale o realtà aumentata dove appunto condurre attività di insegnamento e apprendimento. Si immagini che dove abitiamo noi, in tutta la città dove ci sono tantissime scuole, qui a Foggia, c'è solo una scuola che ha un'aula e quindi ha fatto notizia, attrezzata appunto per la realtà virtuale aumentata per l'apprendimento. Quindi è vero che i temi dell'educazione e della ricerca si stanno spostando oltre i limiti delle lezioni tradizionali, ma non sempre i contesti sono pronti per, come dire, accogliere queste nuove realtà. La realtà aumentata arricchisce il mondo reale con elementi digitali visibili attraverso dispositivi come smartphone, tablet o visori. In ambito educativo, la realtà aumentata permette di integrare materiali didattici con contenuti interattivi, con modelli tridimensionali di strutture anatomiche, mappe storiche, animate o simulazioni scientifiche. Questo rende l'apprendimento più coinvolgente e efficace perché ti facilita appunto la comprensione anche di contenuti complessi. È come quando, mi passi il termine, noi vediamo la spiegazione di un concetto complesso di fisica attraverso un esempio concreto o un esperimento. È quando lo studente può interagire direttamente con quei contenuti educativi e quindi li apprende in maniera tangibile, dinamica e visibile. Quindi la realtà virtuale crea degli ambienti di apprendimento completamente immersivi, dove l'utente è vero che è isolato dal mondo reale, però ti permette di interagire direttamente con il contenuto stesso. Il fine dell'educazione dovrebbe essere quello poi di ricontestualizzare queste competenze, rielaborarle, portarle nel contesto reale, altrimenti c'è uno scollamento dalla realtà. Quindi le preoccupazioni esistono e sono reali, ma possiamo con un adeguato corpo docente che indirizzi questo tipo di acquisizione di contenuto, possiamo orientarla verso obiettivi molto più alti. Tali strumenti ci permettono di aumentare la motivazione negli studenti, anche la loro creatività. Se ben indirizzati, possiamo sviluppare anche quello che chiamiamo comunemente pensiero critico, che è uno degli obiettivi della didattica, ma tante volte gli insegnanti ci dicono che è difficile da raggiungere. Gli studenti possiamo farli viaggiare attraverso le civiltà, la storia, lo spazio, gli ecosistemi. Sono tutte attività che noi nella didattica raccontata o nella lezione frontale a volte non riusciamo a fare. E soprattutto nella scuola secondaria di secondo grado possiamo raggiungere un apprendimento esperienziale dove gli studenti possono vivere le lezioni in prima persona ed essere co-costruttori davvero del sapere, perché un pezzetto alla volta, nei mondi virtuali, nel metaverso, lo studente può combinare elementi di contenuto per creare appunto contenuti che riguardano il proprio bagaglio culturale. Quindi il sapere, i contenuti è vero che sono costruiti dal soggetto e questo avviene anche leggendo un libro, ma lì lo vedi anche sotto i tuoi occhi, vedi contenuti che si concretizzano e si materializzano e quindi l'apprendimento diventa anche più divertente, più facilmente accessibile ed inclusivo. Ecco, chiudiamo con un'ultima domanda. Una delle motivazioni che ha spinto il ministro verso il divieto dell'uso del cellulare è legato al problema dell'attenzione e della concentrazione. Siamo sicuri che sia sufficiente questo divieto o è necessario un lavoro sin dalla tenera età per allenare i processi attentivi? Allora, questo divieto sicuramente, l'ho già detto, può contribuire
a migliorare l'attenzione e la concentrazione degli studenti. In realtà però, perché riducono delle distrazioni immediate, no? Derivanti dall'uso di dispositivi digitali. Tuttavia, però, ritengo che questa misura da sola non sia sufficiente per affrontare in modo completo i problemi dell'attenzione e della concentrazione. È fondamentale un approccio educativo che inizi sin dalla tenera età e che miri a allenare i processi attentivi, a sviluppare una gestione consapevole della tecnologia, ma un po' di tutti gli strumenti che possono essere anche quelli ludici nella scuola dell'infanzia o nella scuola primaria, e quindi richiede un'implementazione, uno sforzo pedagogico da parte degli insegnanti che devono appunto trasmettere agli studenti o ai bambini delle competenze di autoregolazione, di focalizzarsi sul compito, di gestire lo stress e le distrazioni e di mantenere l'attenzione per tempi prolungati. L'educazione, diciamo, la gestione dell'attenzione, se vogliamo definirla così, questa soft skill, deve essere integrata al curriculum scolastico attraverso attività mirate che possono essere giochi o pratiche se gli studenti sono un pochino più adulti. Possiamo sottoporre agli studenti esercizi di memoria che si facevano fin dai tempi dell'antica Grecia o dei Romani, o anche giochi di strategia come strumenti utili per sviluppare competenze. È molto facile, è molto efficace nella formazione insegnanti o nella formazione degli adulti, creare dei momenti in cui appunto l'attenzione viene messa alla prova e poi svilupparla attraverso delle esercitazioni sempre più complesse. Dunque, sebbene il divieto dell'uso del cellulare possa rappresentare un passo verso questa riduzione, però un approccio e un'attività più organica che inizi fin dalla tenera età e che coinvolga insegnanti, genitori, studenti può aiutare i ragazzi ad allenare l'attenzione o anche a sviluppare competenze di concentrazione e di gestione del tempo e dello studio in maniera più efficace, secondo me. Grazie professoressa Toto per essere stata con noi.